Strepitoso e straordinario successo della X Country Crociere Race Park, organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Crociere Race, presieduta da Pietro Caliente all'interno del Parco Naturale Bosco Crociere di Palma Campania. Pienone di partecipanti, ma anche del pubblico che ha seguito con attenzione l'evolversi della kermesse sportiva. Numerose le società sportive partecipanti, dalla Vesuvio Mountain Bike alla Over the Potop di Gragnano, alla Visciano Mountain Bike, alla Belvedere Ciclone, Amici Superski, Rampichevoli, Federal Team Bike, Cicloteam Valnoce, RDR Cycling Team, PT Stop Racing Team, Genesis Bike, MTB Tifata, Team Giuseppe Bike, San Gennarello Bike, Ciclopicente, Alaki Team Bike Sport Team, Team Bike Maddaloni, Sei Torri Bike Team, Vesuviani, Monte Comune Bike. Sono partiti prima gli allievi categoria 1 e 2 insieme agli esordienti categoria 1 e 2. La competizione è risultata molto accesa soprattutto nelle prime posizioni. Il tracciato è risultato molto professionale con salite molto pendenti, discese ripide, scalinate, curve e stradine strette. Per quanto concerne la gara degli allievi categoria 2, Catapano Giuseppe della Vesuvio Mountain Bike ha studiato la condizione del primo giro per potersi portare avanti e cercare di mantenere sempre la prima posizione, vincendo in questo modo la gara. Seconda posizione per Giuseppe Pannariello della RDR Cycling Team, terza posizione per Esposito Domenico della Ciclo Carbonari Bikers. Diversamente la categoria allievi 1 è stata affrontata da Zero in modo diverso, competitivo nei primi giri. Luigi Zero della Rampichevoli MTB ha capito dopo il secondo giro di poterla spuntare diventando leader del gruppo e tagliando prima il traguardo. Seconda posizione per Perrone Pierluca della Belvedere Ciclone, terza posizione per Ruggero Andrea della Federal Team Bike. In contemporanea alla gara degli allievi si è svolta anche quella degli esordienti con numerose società partecipanti. Per la categoria esordienti 2 ha vinto Oriente Mano e della Belvedere Ciclone, grande prestazione, seconda posizione per Andrea Grasso di Amici Superski. Terza posizione per Rosati Renato della Rampichevole MTB. Anche per questa categoria il tracciato è risultato molto complesso essendo di natura professionale. Soprattutto le discese ripide e le pendenti salite hanno condizionato lo status atletico dei bikers che comunque hanno sfidato il percorso stabilito dagli organizzatori. Per la categoria esordienti 1 ha vinto Grosso La Valle Emanuel della Belvedere Ciclone, seconda posizione per Riccardo Carrafiello di Amici Superski, terza posizione per Giovanni Russo della Federal Team Bike. Luigi Menna invece ha dominato nella categoria Junior, partita insieme alla Open agli amatori. Luigi Menna della PT Stop Racing Team ha cercato di vincere questa gara e diventare leader nel Parco Naturale Bosco Crocelle. Seconda posizione per Raffaele Parlato della Team Over the Top, che ha anche saputo ben gestire la gara ed essere competitivo rispetto a Luigi Menna. Terza posizione per Gabriele Sarro della Belvedere Ciclone. Nella categoria Open vince Flynn Mancinelli della Cycling Cafe Racing Team. Davvero una gara molto interessante dove il vincitore ha dovuto competere con lo stesso compagno di squadra Raul Baldestein della Cycling Cafe Racing Team e con Francesco Cesarano. Dopo due giri di ricognizione per la verifica dell'andamento, Flynn Mancinelli si è lanciato davanti tentando la fuga, ma Raul Baldestein l'ha seguito fino all'ultimo per poter effettuare il sorpasso. Con forza, grinta e determinazione, Mancinelli ha accelerato il suo ritmo di corso staccando Baldestein e tagliando il traguardo a Palma Campania. Per quanto riguarda gli amatori fascia 1, vittoria di Paolo Russo della Genesis Bike che ha dominato la gara. Il corridore della Genesis Bike non ci ha pensato due volte per poter riuscire a condurre la gara di Crociere Bike Park. Molto determinato, Paolo Russo durante la gara è stato anche molto resistente. Quest'ultima dote gli ha permesso di condurre la gara fino in fondo e tagliare il traguardo. Seconda posizione per Domenico Casertano della MTB Tifata, terza posizione per Pasquale Amato della Genesis Bike. Vincenzo Parlato invece della Team Over the Top è stato il vincitore della gara riguardante gli amatori fascia 2. Parlato si è ben distinto in gara riuscendo a velocizzare i ritmi e realizzando un tempo di chiusura molto rapido. Vincenzo Parlato è stato molto bravo riuscendo a condurre la gara sin dall'inizio e diventando protagonista. Seconda posizione per Stefano Coscia della Lazzaretti Racing Team, terza posizione per Pietro Sorbo della Genesis Bike. Alla fine premiazione dei vincitori che si è svolta con la presenza del sindaco di Palma Campania, Aniello Donnarumma, che ha dichiarato la necessità di sostenere la Crociere Race Park al fine di sviluppare sempre più un turismo anche sportivo per la rivalutazione del territorio e per la divulgazione del parco naturale delle Crocelle. Soddisfatto anche l'assessore allo sport Nello Gemito per la partecipazione numerosa che c'è stata a Palma Campania. Secondo l'assessore Gemito è necessario rivalutare il territorio attraverso kerme sportive che possono attrarre pubblico. Solo in questo modo Palma Campania potrà continuare a far conoscere il turismo,
Fondamentale l'iniziativa promossa dall'SD Crochet Race, che sta dando lustro al territorio. In definitiva un successo annunciato e avvenuto grazie all'impeccabile organizzazione della Crochet Race presieduta da Pietro Caliendo.